Cireale, bufera in casa Fratelli d'Italia, dove a colpi di comunicati si smentisce quanto detto in precedenza, ma in tanti sostengono la candidatura a Garozzo. Condannati i 36 imputati del processo scaturito dal blitz antidroga a Mezzaluna dello scorso anno a Catania. A Belpasso sorgerà una nuova chiesa nel villaggio del Pino, firmato stamane il protocollo d'intesa tra la Curia e il Comune. Informazione di TG Reporter News, benvenuti a questo nuovo appuntamento. Apriamo subito questa edizione serale con un'ultima ora. Un incidente mortale si è verificato qualche ora fa ad Aci Sant'Antonio. A perdere la vita è un giovane che era a bordo di uno scooter che, secondo le prime informazioni, si è scontrato con un camion. L'incidente è avvenuto in via Lanza, al confine con Aci Bonaccorsi. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono presenti in questi minuti anche i carabinieri e la polizia municipale per tutti i rilievi del caso. Ad Aci Reale, capitolo elezioni, è ancora caos nelle fila di Fratelli d'Italia sulla scelta del candidato sindaco. Il coordinamento locale smentisce quello provinciale. È scoppiato il caos nelle fila di Fratelli d'Italia con comunicati diversi nel giro di 24 ore. E così, mentre diversi rappresentanti politici locali appartenenti a Fratelli d'Italia ribadiscono il loro sostegno al candidato sindaco Nino Garozzo, la voce ufficiale del partito, rappresentata in ambito locale dal coordinatore Rodolfo Toscano, sottolinea che Garozzo, pur essendo da sempre apprezzato nel panorama pluralista del centrodestra, allo stato attuale non rappresenta la scelta dei Fratelli d'Italia. Comunicato questo che ha clamorosamente smentito le dichiarazioni rilasciate qualche ora prima dal coordinatore provinciale del partito, Alberto Cardillo, che di ritorno dal tavolo provinciale del centrodestra, riunitosi per ricercare candidati unitari non solo ad Aci Reale ma anche nelle altre città dove a maggio si vota, aveva indicato proprio Nino Garozzo, così come hanno fatto anche la Democrazia Cristiana e Prima l'Italia. E così le fibrillazioni all'interno del partito della Meloni ad Aci Reale sono esplose prepotentemente, portando allo scoperto due anime, una che si rifà al vice coordinatore regionale Basilio Catanoso, l'altra alle giovani generazioni capitanate proprio da Toscano, nelle quali nelle ultime ore è piombato Gianluca Cannavò dopo il divorzio con Catanoso. Una sorta di lotta fra generazioni, quella avviata dal coordinatore toscano, che però, diciamolo, non rappresenta uno spettacolo edificante. Il candidato sindaco Garozzo intanto tira dritto per la sua strada. Secondo indiscrezioni sarebbero già 6 le liste a suo sostegno e probabilmente, superate le fibrillazioni in Fratelli d'Italia, riuscirà comunque ad unire il centrodestra, se non del tutto, in buona parte. La Cassazione ha confermato l'assoluzione di Raffaele Lombardo dalle accuse di mafia. La Procura Generale aveva chiesto l'annullamento con rinvio, inammissibile secondo la Cassazione il ricorso della Procura Generale di Catania contro l'assoluzione di Raffaele Lombardo nel processo d'appello per concorso in associazione mafiosa e corruzione elettorale. Con questo verdetto, emesso nel primo pomeriggio dalla Suprema Corte, si conclude definitivamente la telenovela giudiziaria lunga oltre 12 anni che ha visto protagonista l'ex presidente della Regione. Provo soltanto amarezza e non felicità, avrebbe dichiarato Lombardo ai giornalisti. L'europarlamentare della Lega Annalisa Tardino, nuovo commissario della Lega in Sicilia. Prende il posto di Nino Minardo, l'ormai ex commissario della Lega in Sicilia, come sottolineato da Matteo Salvini, dopo aver raggiunto brillanti risultati elettorali, si dedicherà adesso al suo ruolo di presidente della Commissione Difesa della Camera. Al contempo Salvini si è congratulato con la Tardino, augurandole di raggiungere importanti obiettivi e di realizzare grandi progetti nella regione siciliana. Adesso cronaca giudiziaria, condannati 36 imputati del processo scaturito dal blitz antidroga a Mezzaluna dello scorso anno a Catania.
Nella tarda mattinata odierna il GUP Carlo Cannella ha emesso la sentenza di condanna per i 36 imputati finiti in manette lo scorso anno a Catania durante il blitz antidroga denominato Mezzaluna. Un'inchiesta, come si ricorderà, che ha documentato gli affari dello spaccio di droga in via Ustica, zona di Trappeto Nord di Catania, che ha visto protagonisti diversi gruppi familiari. Tra questi Ventaloro, con Antonello ritenuto uno dei capi dello spaccio assieme a Vito Claudio Gangi e Concetto Renato Consoli. E sono questi tre ad aver avuto le condanne più pesanti. Antonello Ventaloro, 14 anni e 8 mesi. Vito Claudio Gangi, 13 anni e 4 mesi. Concetto Renato Consoli, 13 anni. Per gli altri il GUP ha comminato pene che vanno da 11 a 3 anni di carcere. Il GUP ha escluso il ruolo di promotore per Carmelo Ventaloro, Concetto Consoli e Giovanni Renato Gangi. Il giudice ha poi escluso la recidiva per alcuni imputati, mentre per altri ha applicato le circostanze attenuanti generiche. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni. Scippa la borsa ad una donna, un cittadino insegue il ladro e lo fa arrestare. È successo a Catania tra via Piave e via Montello. Il malvivente, un cittadino bulgaro con numerosi precedenti specifici, è risultato essere peraltro destinatario del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal prefetto di Palermo lo scorso 2 marzo. Un deposito di mobili è stato distrutto da un incendio divampato nella tarda serata di ieri a Randazzo, in contrada Murazzo Rotto. Gran lavoro per i vigili del fuoco di Randazzo, che si è reso necessario l'intervento di un'ulteriore squadra di vigili del fuoco dal distaccamento dei volontari di lingua glossa, oltre ad un'autobotte ed un mezzo di supporto logistico dalla sede centrale di Catania. Le cause che hanno provato il rogo sono ancora in fase di accertamento. Tanta paura invece ieri sera a Paternò per un incendio sviluppatosi in un'abitazione di via Bolzano. Nessuna persona è rimasta ferita, ma solo una intossicata dal fumo che è stata soccorsa dai sanitari del 118 intervenuti sul posto. E questo è il bilancio dell'incendio scoppiato intorno alle 22 di ieri sera in via Bolzano a Paternò. Il rogo, scaturito probabilmente dalla canna a fumare di una stufa, ha prima coinvolto le travi in legno del tetto e si è poi propagato in due stanze nel corpo scala della palazzina a due piani. A domare le fiamme sul posto le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò e del distaccamento nord del comando provinciale di Catania, insieme a un'autobotte di rincalzo. Sul posto anche i carabinieri del nucleo radiomobile di Paternò. Nuovo assalto al liceo paritario Giovanni Gentile di Caltagirone. Questa volta l'obiettivo è il distributore automatico. Un nuovo attacco, il quarto in 5 mesi, si è consumato la scorsa notte ai danni della struttura, già più volte danneggiata e scassinata. Le telecamere del sistema di videosorveglianza hanno ripreso il responsabile nell'atto di avvicinarsi all'ingresso della scuola a volto coperto, aprire il portone con una mazza e introdursi nell'edificio per poi prendere di mira il distributore automatico per impadronirsi di un magro bottino. Ancora a vuoto i tentativi della polizia locale di fermare il malvivente sfuggito alla cattura e non ancora identificabile dagli elementi a disposizione. Non è la prima volta che la scuola viene presa di mira da questo individuo, fa sapere l'amministrazione scolastica, che ha già esposto diverse denunce. Esprimiamo la nostra preoccupazione per la sicurezza degli studenti e del personale. Si spera sia fatta giustizia nel più breve tempo possibile. Con questo ulteriore attacco, sottolinea il coordinatore didattico, i malviventi hanno colpito il futuro dei nostri ragazzi e mortificato gli sforzi quotidiani di tutti i dipendenti. È una realtà di disagio sociale, invece il commento dell'assessore alla legalità e alla sicurezza del comune di Caltagirone, Giuseppe Fiorito, asserendo come l'azione criminosa non si sia specificatamente diretta contro la scuola, ma prenda di mira i distributori automatici di merende e bevande, come avvenuto anche in altre zone della città, e confidando nella pronta risoluzione delle indagini. Adesso ci fermiamo per una prima pausa pubblicitaria. A tra poco. Euronics Acireale, quello che ti serve a portata di mano. Elettrodomestici, telefonia, informatica, TV e tanti altri prodotti tecnologici e all'avanguardia in un grande assortimento. Garanzia di un'assistenza qualificata per qualsiasi consiglio negli acquisti. La convenienza di offerte e promozioni continue. Euronics Acireale, via Cristoforo Colombo 12, direzione ingresso autostrade, ex Arredamenti Gallina. Ampio parcheggio riservato. Non ti far fare le scarpe dal primo che capita. Ulisse, vai per le tue scarpe, ma se lo vuoi puoi abbigliarti. Ulisse, vai per le tue scelte, comodo.
comodità per tutti i gusti. Ora da Ulisse, calzature, abbigliamento casual e sportivo, valigie, accessori per tutta la famiglia. Ulisse, via Lazzaretto, svincolo autostradale a Cireale. Ulisse, e vai! A prima vista siamo persone normali. Viaggiamo, discutiamo, ci divertiamo, amiamo. Ma chi vuole guardare bene? Scopre che abbiamo una visione speciale. Siamo gli ottici optometristi OXO. O come ci chiamano i nostri clienti, i professionisti dello sguardo. Tu marchio ottica e fotografia. Corso Italia 18 A e B a Cireale. Se volete comprare un'auto nuova, prima di tutto garantitevi l'assistenza diretta. Garozzo SRL. Autorizzato Renault e Dacia ad Acireale. Venite a scegliere tra la vasta gamma di autoveicoli quella che cercate. Vi garantiamo finanziamenti agevolati, attuazione dell'offerta in atto dalle case madri, servizio assistenza, ricambi ed accessori originali, vettura sostitutiva in sede. Garozzo SRL. Autorizzato Renault e Dacia ad Acireale. In via Loreto Balatelle 144. Per qualsiasi informazione 095 76 51 805. Centro Analisi Murabito. Dal 1975 un concreto esempio di professionalità sulla diagnostica da laboratorio. Personale qualificato, strumentazioni mediche di ultimissima generazione. È dotato, unica struttura in Sicilia, del FADI ATM 250, il gold standard per le ricerche di allergie o malattie autoimmuni. Aperto alle 6.30 del mattino, convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. Gli esami vengono processati in sede, eliminando il rischio di contaminazioni dei campioni. Centro Analisi Murabito, via Kennedy 56 Q2 a Cireale. In apertura di seconda parte, il comune di Belpasso, dove sorgerà una nuova chiesa nel villaggio del Pino. Questa mattina in municipio la firma del protocollo di intesa tra la Curia di Catania e il comune. Ci troviamo al comune di Belpasso. Questa mattina è stata firmata una convenzione tra l'amministrazione comunale di Belpasso e la Curia nella persona del vicario generale Monsignor Genghi, vale a dire la sottoscrizione di un'intesa per la nascita all'interno del villaggio del Pino di una chiesa che con molta probabilità sarà dedicata a Maria Santissima. Un progetto da 223.000 euro, arrivati i fondi l'anno scorso grazie al governo Musumeci. Non solo questo, come diceva il sindaco ai nostri microfoni, 3 milioni di euro dal PNRR per la rigenerazione del villaggio del Pino e del villaggio delle Ginestre. È un momento importante per il villaggio del Pino, un momento importante per la comunità cristiana che vive lì, per il comune di Belpasso, quindi speriamo davvero in una rapida realizzazione per offrire a questa gente che da tempo aspetta il luogo di culto, ringraziando anche chi ci ha offerto il terreno dove possiamo quindi realizzare questa dimensione che sarà molto importante sicuramente per quella realtà. L'intesa, la sinergia con la diocesi, con l'arcidiocesi è stata perfetta, è un lavoro a cui ci dedichiamo da diversi anni e finalmente si è arrivato oggi a un punto importante. A breve partiranno i lavori e questa frazione di Belpasso avrà comunque un luogo dove riunirsi, che è un luogo di culto, ma ci sarà anche la piazza, la Bambinopoli e quant'altro. Quindi assieme al progetto che abbiamo presentato con il FUA, che prevede 3 milioni di euro per la frazione del villaggio del Pino e del villaggio della Ginestra, ci sarà una riqualificazione di tutte queste aree con marciapiedi, panchine e quant'altro, per rendere sempre più centro questa frazione. Iniziamo da questo e speriamo di poter in futuro avere dei progetti simili anche per tutte le altre frazioni del Belpasso, che come sapete sono tante. Un passo importante, un passo, ripeto, che negli anni, grazie a tanti cittadini del quartiere e a Monsignor Mio, che oggi non c'è più, che anni e anni or sono, hanno creduto a questo progetto. Monsignor Mio 30 anni fa ha sperato che arrivasse questo momento e grazie a Dio, come si suol dire, siamo riusciti a firmare oggi la convenzione per poter avere sia la chiesa che la piazza attigua alla chiesa. Ecco, lei ci ha sempre creduto. Io ci ho sempre creduto, padre Massimiliano
ha detto 4 anni di lavoro, è vero, perché abbiamo prima individuato l'area, poi abbiamo chiesto ai donatori la benedizione e poi è nato tutto l'iter per poter concretizzare, e grazie anche al presidente Musumeci che ha creduto al progetto, al contributo che l'anno scorso ha mandato alla Curia per la nascita della Chiesa, e grazie anche a questi fondi del PNRR siamo riusciti a poter concretizzare quest'opera. Ad Acireale la giunta comunale ha approvato il documento con il quale programma l'impiego al servizio della collettività dei percettori del reddito di cittadinanza, 26 le unità impiegate. Il comune di Acireale, nello specifico la giunta comunale, ha approvato il documento attraverso cui è stato programmato per il corrente anno l'utilizzo dei percettori del reddito di cittadinanza mediante l'attuazione dei lavori con azione al servizio della collettività, i cosiddetti PUC, cioè progetti di utilità collettiva. Sono 4 quelli che in tal modo adesso andranno a divenire operative, cioè cittadinanza attiva per l'ufficio del giudice di pace, poi ve ne sono 2 per l'area di sviluppo culturale, diritto allo studio e sociale, denominati biblioteca dei ragazzi e studiando insieme, e infine vi è, predisposto dall'area tecnica, manutenzione del verde. In totale saranno 26 percettori del reddito di cittadinanza chiamati a svolgere tali mansioni. Passando adesso all'analisi dei vari progetti, quello destinato al servizio del giudice di pace è rivolto a possessori di licenza media o diploma in numero di 4. Avranno compiti di supporto al personale, predisponendo quindi la sistemazione giornaliera dei fascicoli all'interno dei faldoni e successivamente nei relativi archivi. Avranno poi pure compiti di accoglienza e smistamento di tutta l'utenza, nonché trasferimento agli interessati delle telefonate pervenute dal centralino. La manutenzione del verde è rivolta invece a 10 unità e si prefigge, con piccole manutenzioni, il mantenimento e la cura del patrimonio arboreo e del relativo decoro urbano attraverso l'attenzione verso le piante e la messa a dimora di nuove essenze. Necessaria una conoscenza di base delle tecniche di potatura e piantumazione. Opereranno primariamente nelle ville comunali. Vi sono infine gli ultimi 2 progetti predisposti dal settore servizi sociali. Per la biblioteca dei ragazzi, con la fruizione del plesso omonimo presente all'interno della Villa Belvedere, l'inizio è fissato per il 1° di aprile con una durata fissata in 2 anni. Se le persone coinvolte con il compito di fungere da supporto al personale in organico, sotto 2 aspetti, sia perciò dal punto di vista logistico mediante sorveglianza e pulizia, e sia sotto l'aspetto educativo nelle attività di laboratorio, necessaria in questo caso un'attitudine al rapporto con i minori. Infine vi è il progetto Studiando Insieme, sempre nell'ambito come luogo di attività la biblioteca dei ragazzi, con impegno di 6 unità, i quali, oltre ad avere attitudine ai rapporti con minori, dovranno anche avere capacità dal punto di vista informatico. Essi infatti dovranno fungere da stimolo allo studio nonché al relativo apprendimento e al corretto uso di internet, supportando i ragazzi nello svolgimento dei compiti e nelle ricerche. L'obiettivo è il raggiungimento delle pari opportunità e la piena realizzazione del diritto allo studio. L'attività avrà inizio il 1° luglio per concludersi dopo 2 anni. Restiamo ad Acireale, dove sono stati avviati gli interventi per la realizzazione di 7 attraversamenti pedonali. Sicurezza stradale. Al via ad Acireale i lavori per la realizzazione di 7 attraversamenti pedonali rialzati in varie zone della città. Si tratta di via provinciale per Santa Maria Malati, all'altezza dei civici 63 e 152, Corso Italia all'altezza del civico 109, via Kennedy all'altezza del civico 56, via Guido Gozzano all'altezza del civico 72, via Riccardo Wagner all'altezza del civico 18 e via Nazionale per Catania, nei pressi di via Catusi, già in corso la fase di scarificazione delle zone interessate. Gli interventi sono stati disposti dall'amministrazione comunale di concerto tra gli assessorati alla Polizia Municipale e alle manutenzioni. Interventi necessari, visti anche gli ultimi tragici episodi di incidenti stradali mortali, provocati certamente dalla mancanza di buonsenso, ma anche dalle pessime condizioni del manto stradale e la mancanza di dissuasori di velocità lungo le vie ad alto rischio.
Il Comitato 10 Reale del Coordinamento Democrazia Costituzionale, guidato da Rosario Patanè, ha promosso per tutte le domeniche di marzo un banchetto per una raccolta firme di iniziativa popolare mirata a contrastare la proposta del ministro Calderoli sull'autonomia differenziale delle regioni. L'autonomia differenziale nasce dalla richiesta di alcune regioni italiane che desiderano avere più autonomia di intervento in aree di competenza statali quali istruzione, sanità e infrastrutture. Adesso ci fermiamo per un'ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Ti hanno sempre detto che la vita è tutto un compromesso? Non con Opel. Oggi scegli Mokka, un design audace, la tecnologia che desideri e zero compromessi. Mokka è tuo con anticipo zero da 249 euro al mese. 35 rate mensili o 18.000 km. Rata finale 15.976 euro. Da 9,95 TAG 11,70 con scelta Opel fino al 31 marzo. Info su opel.it. Concessionaria Opel Gidauto. A riposto sulla strada statale 114 chilometro 70,78 e a Catania in via Vitaliano Brancati. Control Tech, professionisti al servizio delle professioni. Informatica e grafica in un solo posto. Assistenza PC e stampanti, riparazione e vendita accessori informatici, risme di carta, cartucce e toner originali ed ecocompatibili a prezzi imbattibili. Da Control Tech è possibile spendere il bonus carta docente approfittando di una consulenza tecnica gratuita. Control Tech, elaborazione grafiche, loghi e stampi di ogni tipo e su qualsiasi supporto. Bigliettini da visita, vendita gadget, abbigliamento da lavoro e scolastico personalizzati, inviti e partecipazioni, timbri, premiazioni sportive, insegne ed espositori. Control Tech è ad ACI Sant'Antonio in via Vittorio Emanuele 35. Servizio a domicilio. Hashtag i migliori scelgono i migliori. Hai cambiato auto? Sì, cambio quando voglio. L'utilitaria per la città, l'auto più grossa per i lunghi viaggi, quella elegante per le grandi occasioni. Hai vinto al Super Enalotto? No, ho scoperto la convenienza dell'autonoleggio Miami. Niente più bollo, niente assicurazioni, niente responsabilità. Con una piccola cifra giornaliera, senza carte di credito né cauzioni, vado, faccio benzina e torno. Chilometri illimitati. Autonoleggio Miami. Auto, furgoni, auto per cerimonia. Vieni a scegliere la tua nella nuova grande esposizione di Via Lazzaretto, di fronte alla Cittadella del Carnevale. Informati e prenotati allo 095 826 41 55 o presso i nostri uffici in Via Vittorio Emanuele II 41, Piazza Carlo. Dalle 9 alle 13. Apertura di terza parte dedicata al comune di Acicatena, dove si registra l'aumento della percentuale di raccolta differenziata salita al 57,77%. A dichiararlo è l'assessore all'igiene ambientale Davide Quattrocchi. Un aumento del 17% sulla percentuale della raccolta differenziata, salita al 57,77%. Questa è una delle novità annunciate dall'assessore all'igiene ambientale del comune di Acicatena, Davide Quattrocchi. Analizzando i dati forniti dall'assessore, si nota come inizialmente la percentuale di raccolta si attestasse al 52%, per scendere poi al 40% nell'autunno e balzare adesso al 57,77%, con l'obiettivo di arrivare al 65%, che garantirebbe sia sgravi fiscali in bolletta che contributi economici. Un miglioramento che è imputabile sia al nuovo calendario dei rifiuti partito dal 1 febbraio, con raccolta quindicinale dell'indifferenziato, che al corretto conferimento dei
cittadini, i quali stanno fornendo il loro contributo all'amministrazione. Importante anche la creazione di un sito internet dedicato, ovvero acicatenadifferenzeti.it, voluto proprio dall'assessore Quattrocchi, dove è possibile reperire informazioni utili, come il calendario aggiornato e la spiegazione sul corretto conferimento dei rifiuti. Vogliamo ringraziare i cittadini per questo risultato che è fondamentale, è importante, ma rappresenta per noi un punto di partenza. L'obiettivo inevitabilmente sarà quello di arrivare nel più breve tempo possibile al 65 e superare questa quota, ma per farlo inevitabilmente dobbiamo chiedere la collaborazione dei cittadini. La raccolta differenziata ha subito il mese scorso un grande cambiamento, abbiamo cambiato il calendario della raccolta e oggi possiamo annunciare quei risultati che ci speravamo. Abbiamo avuto un aumento del 17%, siamo al 57,77%. Dobbiamo anche dire che continuano a esserci i controlli nel territorio e quindi le sanzioni per gli incivili che non possono essere tollerati nella nostra comunità. Un cambiamento del calendario che, come ricorda l'assessore Quattrocchi, è stato concertato con diverse forze e che ha così portato ad una riduzione dei rifiuti indifferenziati. Inoltre, nella prossima primavera partiranno diverse iniziative, come l'apertura di un'isola ecologica in via Elemosina a San Nicolò. Verranno anche coinvolte le scuole catenote, le associazioni che lavorano con il territorio, la consulta giovanile, in un lavoro di collaborazione costante per ottenere maggiori risultati. Le iniziative per il futuro saranno importanti, riguarderanno l'associazionismo, riguarderanno le scuole, riguarderanno la creazione di una nuova isola ecologica. Insomma, abbiamo tante cose da fare nel prossimo futuro proprio per aumentare questa percentuale di raccolta. L'obiettivo è quello di garantire uno standard di vita sempre migliore ai nostri cittadini. A Riposto proseguono gli interventi di potatura delle aree a verde per il ripristino della sicurezza stradale. Proseguono a Riposto gli interventi di potatura in diverse aree urbane della città marinara. Nelle aree a verde, tra questi nei giorni scorsi, piazza Matteotti, da cui si diparte il viale Amendola. Le operazioni stanno interessando gli alberi di alto fusto esterni, le cui ramificazioni incontrollate rischiano di mettere a repentaglio la sicurezza dei mezzi pesanti e bus in transito, oltre ad ostacolare la visibilità dei mezzi. Da qui l'intervento mirato programmato dall'amministrazione Caragliano per ripristinare le condizioni di sicurezza seguendo da vicino le operazioni. Stamane il sopralluogo in Piazza del Commercio, dove gli alberi necessitano di capitozzatura. Stiamo intervenendo, come giusto, una volta che c'è troppa efflorescenza, che ci possa essere, se costituisce pericolo anche per le persone, per i cittadini che prendono il loro giusto riposo e meritata ombra sotto gli alberi. Stiamo intervenendo tutti, ora interveniamo anche su Piazza Scarlatti, poi interveniamo sulla via Musumeci, stiamo attrezzando tutti gli alberi, stiamo avendo una potatura a norma che non possa dare documento alle piante in un periodo più idoneo, non c'è stato necessario perché ora poi sarebbero state, come ripeto, di nuovo pericolose per i nostri concittadini e tutti, diciamo, i passeggiatori, gli sviluppatori di questo lungomare. Continueremo sulla villetta di via Musumeci e dove a Torre, Caruba, dove c'è bisogno, sono disposto a potatura ovunque. Fatto fare prima un sopralluogo dove ci sono più necessità e più urgenza, si è fatto che non si può fare ogni anno perché sarebbe una capitozzatura che danneggerebbe le piante. Nuova nomina all'interno della deputazione della Reale Cappella di Santa Venera di Acireale, in sostituzione della professoressa Simona Postiglione, che il 24 gennaio scorso aveva rassegnato le dimissioni da presidente e da componente dello stesso organismo. Stamane al Palazzo di Città il sindaco Stefano Alì ha nominato Salvo Raffa, alla presenza dell'assessore alla cultura Fabio Mancialli e del vicepresidente della deputazione Salvo Iannuli. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, in programma domani 8 marzo, il circolo letterario Bohemienne, vetrina della rivista online di arte e cultura Nuove Edizioni Bohemienne, in collaborazione con l'associazione KDM, hanno organizzato l'evento dal titolo Voci del passato. Un incontro mirato al racconto di alcune storie che hanno visto protagoniste grandi donne che nel corso della storia hanno contribuito al bene sociale. L'incontro, in programma al Collegio Santo Noceto di Acireale, vedrà gli interventi, tra gli altri, di Maria Cristina Torrisi, giornalista e scrittrice, editore della testata giornalistica Nuove Edizioni Bohemienne, la dottoressa Rosa Barbagallo, il professor Antonino Leotta, la professoressa Teresa Maccarrone, la dottoressa Anna Spinelli e il musicista e medico Gesuele Sciacca.
si svolgerà domani alle 18 ad Aci Catena, nei locali della Biblioteca Comunale Francesco Guglielmino, il vernissaggio della mostra Donne e Colori, una collettiva d'arte pittorica con lo sguardo tutto al femminile. Un'occasione per celebrare la festa della donna alla presenza, tra gli altri, della sindaca di Aci Catena Margherita Ferro e del già assessore regionale alla famiglia Antonio Scavone. La mostra resterà aperta dall'8 al 31 marzo, da lunedì al sabato, con ingresso libero e con orario di apertura dalle 9 alle 13. Ancora iniziative organizzate in occasione dell'8 marzo, la FIDAPA di Giarre Riposto, presieduta da Anna Maria Patanè, propone per domani 8 marzo, d'intesa con la dirigente scolastica dell'Istituto Alberghiero di Giarre, una conferenza del professore Rosario Faraci dell'Università di Catania su un equilibrio tutto al femminile, vita, lavoro e territorio. L'incontro a cui hanno aderito il Comune e l'Unitrea avrà luogo nell'aula magna dell'Istituto Alberghiero Giovanni Falcone alle ore 10.30. A introdurre e a moderare sarà la vicepresidente della FIDAPA Giarre Riposto, Maria Privitera. E a Fiume Freddo, a proposito delle iniziative organizzate per celebrare la festa della donna, domani in programma l'evento Infinitamente Donna, organizzato dal Comune, che per l'occasione ha previsto per l'intera giornata varie attività: calcio femminile, percorsi con le tisane, dibattito sull'importanza del ruolo del consultorio, ginnastica posturale, momenti musicali e flash mob. A Catania invece domani in programma l'incontro dal titolo Donne e lavoro tra passato e futuro. Mercoledì 8 marzo, appunto domani, nell'aula delle adunanze del Tribunale di Catania si aprirà il dibattito su come è cambiato il ruolo delle donne catanesi nelle professioni. La tavola rotonda prenderà il via alle ore 14.30 e sarà introdotta dai saluti del Presidente della Corte d'Appello di Catania, Filippo Pennisi, del Presidente del Tribunale di Catania, Francesco Mannino. L'incontro, organizzato dagli ordini professionali in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, sarà moderato dalla Presidente del Comitato delle Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Catania, Denise Caruso. E adesso uno sguardo alle previsioni meteo per domani. Cielo in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata, non sono però previste piogge. Le temperature oscilleranno tra i 9 e i 15 gradi. Venti deboli, mare poco mosso. Si conclude qui questa edizione di TG Reporter News. Prossimo appuntamento domani a partire dalle 13.40. Grazie per essere stati con noi.